Gli interruttori consentono di controllare il passaggio di energia mediante l'attivazione e la disattivazione in sicurezza del flusso di energia elettrica a tutti i livelli di tensione di rete. In posizione aperta devono assicurare l'isolamento dell'apertura tra le fasi e verso terra. In posizione chiusa devono consentire il passaggio dell'energia elettrica con perdite minori possibili. Inoltre, devono essere in grado di interrompere efficacemente le correnti di cortocircuito senza subire danni o procurare danni alle apparecchiature vicine, anche dopo prolungati periodi di funzionamento a vuoto. Esistono interruttori che impiegano tecnologie diverse tra loro, in funzione della tensione, dell'applicazione e dell'anzianità di progetto costruttivo. L'interruzione di corrente avviene nelle camere contenenti aria, olio, SF6 o vuoto. Gli interruttori possono utilizzare sistemi a contatti multipli, composti dai contatti principali e contatti spegni-arco. I contatti principali consentono il passaggio delle correnti con perdite minime, mentre i contatti spegni-arco provvedono a interrompere le correnti di cortocircuito con livelli minimi di erosione da arco elettrico. Il componente preposto all'interruzione è generalmente azionato meccanicamente da un sistema ad accumulo di energia precaricato. L'energia che apre o chiude i contatti è di solito accumulata in un dispositivo o sistema a molla, idraulico o pneumatico. Il rilascio dell'energia accumulata viene azionato dal segnale di comando, intervento o chiusura. Il segnale di comando aziona l'intervento e chiude le bobine, provocando il disinnesto del meccanismo di azionamento, al fine di eseguire le operazioni di apertura e chiusura. Il ruttore e il meccanismo di comando sono i componenti principali maggiormente soggetti a usura e invecchiamento. Lo stress termico causato dalle correnti richieste dal carico provocano corrosione e ossidazione, mentre l'interruzione delle correnti di cortocircuito provoca fenomeni di erosione del contatto. Stress ambientali come temperatura, umidità o contaminazioni colpiscono le superfici di supporto e collegamento del comando. Anche i componenti ausiliari, come l'isolante, sono soggetti all'invecchiamento causato da stress elettrico. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'interruttore nell'intero arco di vita, si svolgono prove diagnostiche come resistenza, temporizzazione, minimo valore di sgancio, corsa e TAN delta. Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per il collaudatore, l'interruttore deve essere a terra su entrambi i lati durante la maggior parte delle prove. La prima prova effettuata di norma su un interruttore riguarda la resistenza statica di contatto in posizione di chiusura. La resistenza statica di contatto si determina applicando un'elevata corrente continua e misurando la tensione per mezzo di cavi separati. L'analisi dei tempi di apertura e chiusura dei contatti dell'interruttore potranno convalidare le prestazioni del meccanismo. Le differenze tra i singoli contatti e singole fasi devono rientrare nei limiti stabiliti. Attraverso il confronto dei risultati della prova con i dati di fabbrica o con le misurazioni precedenti, è possibile determinare l'andamento della variazione. La registrazione delle correnti della bobina di intervento e chiusura può fornire un'indicazione delle condizioni meccaniche ed elettriche oltre alla condizione del blocco. Viene misurata anche la tensione minima, nota come eccitazione minima, necessaria ad azionare e chiudere l'interruttore per garantire il funzionamento nel caso in cui l'alimentazione continua sia insufficiente. Se l'interruttore è equipaggiato con un sistema a contatto multiplo, la misurazione della resistenza dinamica durante le fasi di apertura e chiusura indicherà il livello di usura del contatto spegni-arco.
Inoltre, la registrazione della curva della corsa dell'interruttore consente di effettuare una valutazione dei parametri meccanici quali velocità, corsa totale, accelerazione, fuori corsa e rimbalzo. Attraverso queste misure, l'operatore di stazione è in grado di verificare se l'apparecchiatura funziona correttamente oppure dare inizio alle attività di manutenzione.